Amici di Ciazzi Cucina con AMG, ciao! Benvenuto da Stefano e da Manuel. Ciao! Oggi andiamo a vedere una ricetta un po' particolare. Che cosa? La Pokeball. Che nome strano. Andiamo a vedere gli ingredienti. Stefano, perché non è facile da fare a Stefano, andrà a cucinare questa Pokeball usando gamberi, zucchine, cipolla, merluzzo, riso basmati, acqua e prosecco. Poi qualche spezia, ma la svegliamo dopo. Manuel. Quante pentole usi per fare tutte queste cose? Una. Andiamo a vedere come facciamo. Ti lascio lavorare. Ciao. A dopo. Ciao. Ok, iniziamo con un pochino di prosecco e un goccino d'acqua. Softiera, dicesi anche cestello, e mettiamo i nostri gamberi e il merluzzo. Praticamente andiamo a fare una cottura aromatizzata. Come facciamo a farla? Grazie al nostro fantastico Easy Quick. Togliamo l'anello di tenuta da 24, non ci serve perché utilizziamo una pentola da 3 litri da 20. Come diceva Manuel, utilizzeremo solo una pentola per tutte queste cotture. E poi andiamo a impostare una cottura autocontrollata e automatica, cioè farà tutto da sola, a super vapore per soli 4 minuti. 4 minuti cottura partita, come dicevo, totalmente indipendente, quindi nel mentre noi ci tagliamo lo zucchino e la cipolla. Un quarto di cipolla è più che sufficiente. Attendiamo la fine della cottura del pesce. Pesce pronto! Togliamo il liquido che è rimasto. Aggiungiamo un filo d'olio crudo e le nostre cipolle con lo zucchino. Chiudiamo col nostro Easy Quick, sempre portiamo la temperatura a 50 gradi. Ok, sta soffriggendo. Diamo una leggera rimestata. Per questa ricetta gli zucchini non devono essere troppo appassiti ma piuttosto croccanti. Quindi facciamo una cosa di questo tipo. Andiamo a chiudere e cuciniamo per un minuto solo a super vapore. Anche le zucchine e le cipolle sono pronte, il minuto è passato e sono anche belle rosolate. Adesso ve le faccio vedere. Nella stessa pentola andiamo a mettere il basmati, 3/4 di parte di acqua e l'ultimo goccino di prosecco che era avanzato. Dopodiché, spezia rustico. All'interno abbiamo cipolla tostata, origano, rosmarino, timo, paprika dolce, peperoncino dolce, coriandolo, basilico, curcuma e pomodoro. E adesso, grazie al nostro acceleratore di cottura, grazie al nostro SecoQuick, il nostro risotto sarà pronto in pochissimi minuti, no, pochissimi secondi. Arriviamo a temperatura soft e spegniamo. Outturn, cottura soft, neanche un minuto e il riso sarà pronto. Iniziamo l'impiattamento, prendiamo le nostre zucchine con la cipolla. E il riso sta già chiamando. I gamberi. Abbiamo lasciato solo lo spazietto per il riso. Apriamo il nostro risotto. Andiamo ad aggiungere un filo d'olio crudo. E andiamo a mettere il riso nella nostra bowl. E la nostra Pokeball è pronta. Andiamo a chiamare Manuel. Sei già qua? Mi stavo un po' coccolando questi due coperchietti che in 10 minuti guarda cosa hanno prodotto. E intanto, se ti è piaciuta questa video ricetta, lascia un mi piace, seguici sui canali social Facebook, Instagram e YouTube. Ciak, si cucina con AMG. Come faccio mix? Puoi fare come vuoi, puoi assaggiare solo due cose, puoi fare una combo totale, come vuoi, questo è il bello della Pokeball. Ok, allora, tutto, prendo tutto. Non avevo dubbi che tu prendessi tutto. Ok.
E mi raccomando, se già anche tu usi i nostri prodotti, mandaci le foto, perché siamo curiosi di vedere cosa cucini e le migliori saranno pubblicate sui nostri profili social. Non dimenticare di scrivere mi piace qua sotto e soprattutto Cooking Show, perché un consulente sarà a disposizione per venire direttamente. Guardate le facce che fai male, com'è? Dai, dici. No, buona? Ok, molto buona. Sposto perché. Dicevo, scrivi Cooking Show perché se un consulente sarà a tua disposizione, verrà a domicilio da te per cucinare quello che tu preferisci e dimostrarti come funziona il nostro MC. Ma noi ci vediamo al prossimo video allora con Ciao, si cucina con la MC. Ciao! Tu prendi quella, io prendo questi, così me la rifaccio. No, hai ragione.